Sometimes it seems like the cares of this life weigh us down and too hard to bear. Giving brings us joy when we share faith and hope, comforted by God's loving care. Love will remain that's promised. It always will endure. Love, unfailing love, that's what is love, unfailing love. Vi rinnovo a tutti il benvenuto. La cerimonia, ovviamente, carissimi, sta avendo luogo in modalità a distanza per la maggior parte degli invitati, vista la situazione che stiamo vivendo a causa di questa pandemia. Ma gli sposi sono comunque contenti di avervi con loro in questo giorno così speciale. Siete ora invitati ad ascoltare un discorso che è dato a questa occasione e che darà risalto all'importanza del matrimonio cristiano. Dopodiché seguirà l'effettiva celebrazione da parte del ministro di culto incaricato dallo Stato. Si concluderà poi con un cantico, una preghiera e i saluti finali agli sposi. Ci tenevo a ricordarvi che fino ai saluti finali i vostri microfoni andranno tenuti in muto per non interferire con la celebrazione. Bene, siete ora invitati ad ascoltare il discorso che sarà pronunciato dal fratello Vittorino Merlino. Il tema del discorso è il seguente: il matrimonio onorevole agli occhi di Dio. Allora, ciao Gianluca, ciao Nicole, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, bravi. Allora, fate un bel sorriso così insieme vi osserviamo. Che belli che siete. Avrei voluto essere lì fisicamente con voi, ma purtroppo ciò non è stato possibile. Pazienza. Vuol dire che la fantasia, così posso fare una sorpresa, con la fantasia si può. Quindi eccomi, davanti a voi c'è un rumore di fuoco. Fate conto che vi stia osservando. Ora incrocio i tuoi occhi, Nicole, poi mi soffermo sui tuoi, Gianluca, e così posso in questo modo avere o ricevere delle sensazioni vostre. Sono sensazioni che variano dalla gioia che si mischia con lo stupore, dalla felicità che si va a scontrare con un lieve senso di apprensione, da aspettative che attendono le loro future certezze. Ma ad essere sincero, il sentimento che mi pare emerga in maniera preponderante è l'amore. Sì, credo sia proprio l'amore ciò che vi ha spinti a fare questo passo. Fantasia? No, penso di no. Credo invece di avere interpretato null'altro che le vostre più profonde, più intime sensazioni. In effetti, sono convinto che è stato proprio l'amore, la forza motivante che vi ha condotto sin qui alla presenza dei vostri cari e del nostro Dio Geova. Vi ha condotti qui affinché possiate esprimere
e condividere pubblicamente questo profondo sentimento con le persone a cui volete più bene. L'amore. Un sentimento da sfruttare il più a lungo possibile. Un sentimento che una coppia di giovani sposi deve vicendevolmente sviluppare nella sua forma più casta, più pura, ancor prima che si giunga al pronunciamento di quell'indissolubile sì. Un famoso poeta del secolo scorso, pensando proprio alle speciali opportunità di chi ha la vigoria della giovane età e si sente di iniziare un sincero percorso di amore, ebbe a scrivere: gioventù, entusiasmo e tenerezza sono come i giorni della primavera. Non ti lamentare della loro durata, piuttosto cerca di goderteli il più a lungo possibile. Gianluca, Nicole, vivetevi questi momenti. Godetevi il percorso che si sta aprendo davanti a voi. Osservate e riflettete su esempi di percorsi decennali che davvero hanno dato dimostrazione che il matrimonio vissuto nel rispetto delle norme di Geova non trova nel suo cammino pietre d'inciampo che non siano superabili. Volete alcuni di questi esempi senza fare molti sforzi di pensiero? Ve li do. Nicole, volgi di poco lo sguardo intorno a te e vedrai il tuo papà, la tua mamma. Bene, davanti un percorso di matrimonio che dura da 35 anni. Anche tu, Gianluca, vicino a te ci sono i tuoi genitori. Un'altra dimostrazione di un viaggio del matrimonio che dura da 33 anni. Ed ancora, se me lo permettete, prendete in considerazione, visto che ci conoscete, me e Carmen. Ora Carmen si sentirà un po' in imbarazzo. Vabbè. Ebbene, anche la nostra unione matrimoniale è iniziata e procede felicemente da 43 anni. E chissà quante altre coppie che conoscete stanno apprezzando questo prezioso dono del matrimonio, voluto da Dio. Comunque, percorsi a parte, se lo si desidera e se si mette Geova al primo posto, i matrimoni cristiani perdurano molto a lungo nel tempo. E più il tempo passa, più questi si vanno a consolidare. D'accordo, sino ad ora allora ci siamo concentrati su cercare le positività che un rapporto matrimoniale può produrre ed abbiamo cercato anche di raccogliere sul piano emotivo le migliori sensazioni di chi sta per sposarsi. E ci siamo anche concentrati sul sentimento per eccellenza, abbiamo detto l'amore. Ora però dobbiamo immergerci in una realtà che ci propone anche un rovescio di medaglia. Sì, è vero, matrimoni vissuti nelle norme morali di Geova producono famiglie felici, ma come sappiamo bene noi credenti, c'è qualcuno che non è contento di questi successi e attraverso concetti distorti ed amorali spinge a distruggere ciò che Dio ha desiderato unire. Mi sto riferendo a colui che ancora per un po' ha il potere di interferire in questo sistema di cose. È Satana il diavolo. E le famiglie cristiane devono fare ogni sforzo possibile per tenersi lontano da questo essere pericoloso. Come riuscirci? Beh, dobbiamo necessariamente affidarci ai consigli di colui che è stato l'istitutore del vincolo matrimoniale e che ha il potere di allontanare da noi questo essere malvagio. Mi riferisco al nostro creatore, Geova Dio. Infatti, affinché un matrimonio cristiano duri, occorre mettere Dio al primo posto nella propria vita ed entrambi i coniugi devono seguire i consigli che ha fatto inserire nella sua parola scritta, la Bibbia. Geova è così desideroso di proteggere questa sua istituzione che vuole inserirsi in questa cerimonia e rimanervi per sempre. Notate cosa ebbe a dire a proposito di questo coinvolgimento spirituale secoli fa il re Salomone. Vi invito ad andare a leggere nella Bibbia, lo faremo in Ecclesiaste il capitolo 4, i versetti da 9 a 12. Ecclesiaste 4, 9.
parole molto note, dicono: due sono meglio di uno perché hanno una buona ricompensa per il loro duro lavoro. Se uno di loro cade, l'altro può aiutarlo a rialzarsi. Ma che ne sarà di chi è solo quando cade, se non c'è nessuno che lo aiuti a rialzarsi? Inoltre, se due dormono insieme possono riscaldarsi. Ma come fa a stare caldo chi è solo? Se qualcuno può sopraffare chi è solo, due insieme li possono tenere testa. È una corda a tre capi, non si può rompere facilmente. Avete ascoltato parole colme di saggezza, ma la frase su cui ci vorremmo concentrare è questa: una corda a tre capi non si può rompere facilmente. Una corda a tre capi è una corda così ben intrecciata nei suoi singoli elementi che è quasi impossibile da sciogliere. A volte però può succedere che uno dei capi si vada a sfilacciare e che l'altro divenga poco resistente. Non bisogna mai darsi per sconfitti. Ne rimane ancora uno, il più forte. Questo ultimo non patisce usure né sfilacciamenti. È quello rappresentato da Geova. Se ci si sente indeboliti, allora occorre attorcigliarsi con forza intorno a questo terzo capo. Questo capo ha il potere di far tornare nella funzione ottimale la corda ed il matrimonio entrerà nell'amore che lo aveva contraddistinto quando prese inizio. Quindi, in senso pratico, se si desidera riattorcigliarsi il capo così forte, i coniugi dovranno impegnarsi per compiere queste quattro semplici azioni. Primo, studiare la Bibbia insieme. Secondo, pregare insieme. Terzo, partecipare insieme all'adorazione. E quarto, insieme impegnarsi nell'opera di ministero. Detto questo, sorge ora la necessità di, per così dire, tagliandare, se mi permettete il termine, i futuri sposi. Allora inizierei da te, Gianluca. Caro Gianluca, ti devi ricordare che l'uomo è stato costituito da Dio come un capo famiglia responsabile ed equilibrato. Pertanto, avendo tale autorità, dovrai usare buon giudizio basandoti sulla Bibbia nel prendere la direttiva in maniera amorevole e gentile. Dovrai inoltre provvedere ai bisogni della tua famiglia sotto il profilo materiale, spirituale, emotivo e dello svago. E anche se nel mondo molti capi famiglia non prendono la direttiva nell'adorazione, per un marito cristiano è essenziale farlo per avere una famiglia approvata da Dio. Al marito Geova ha concesso l'autorità, ma questo non gli permetterà di essere un tiranno. Al marito ha dato lo specifico comando di seguire l'esempio di Cristo. Scrisse, riferendosi proprio a questo eccellente esempio, l'Apostolo Paolo nella sua lettera agli Efesini, nel capitolo 5, versetti 25, 28 e 29, alcune informazioni importanti. Allora, andiamo a vedere quanto scrisse l'Apostolo Paolo in Efesini 5, 25, 28 e 29. Lì troverete esposto un paragone tra moglie e congregazione. Qua la scrittura dice: mariti, continuate ad amare le vostre mogli come il Cristo ha amato la congregazione e si è consegnato per lei. Allo stesso modo, i mariti devono amare le mogli come il proprio corpo. L'uomo che ama sua moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato il proprio corpo, ma lo nutre e ne prende cura, come fa il Cristo, con la congregazione. Gianluca, enfatizzo alcune attitudini attuate da Gesù nell'amare la congregazione e che tu, sono certo, cercherai di imitare nei confronti di Nicole. Gesù era altruista, pensava prima agli altri e poi a se stesso. Era di indole mite, una fonte di ristoro.
con chi aveva contatti con lui. Oltre a ciò fu disposto a sacrificarsi per la congregazione, la sua sposa, al punto di amarla più del suo stesso corpo e cedere la sua vita per essa. Ora, trasferendo queste qualità in un rapporto matrimoniale, il capofamiglia, tu Luca, capirai che devi amare tua moglie come il proprio corpo, essendo disposto ad ogni sacrificio pur di renderla felice. Non dovrebbe esistere un uomo sano di mente che odia o maltratta il proprio corpo o si adira con se stesso al punto di farsi del male da solo. Figuriamoci nei confronti di una amata moglie. Ecco, detto questo, vorrei raccogliere in un unico principio biblico il ruolo di un marito cristiano. Cortesemente aprite la Bibbia, leggeremo un brano tratto dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 3, versetto 19, la prima parte. Colossesi 3. Dice la scrittura: mariti, continuate ad amare le vostre mogli. Gianluca, ricorda sempre questo comando: non smettere mai di donare il tuo amore alla tua futura moglie, Nicole. Nicole, ora tocca a te. Tanto te lo aspettavi, no? Ok, allora la Bibbia indica che nel matrimonio la moglie ha un ruolo onorevole e dignitoso. Non per nulla al marito in 1 Pietro 3:7 viene detto di assegnargli il dovuto onore. Ecco, si legge parafrasando questi versetti: mariti, date loro, alle vostre mogli, onore come un vaso più fragile, mostrando loro onore e considerazione. La moglie, dal canto suo, in quanto complemento, non si dovrà mai considerare una serva, né dovrà sentirsi inferiore come persona. E se lei, la moglie, saprà riconoscere il principio di cui ora andremo a leggere, in Efesini al capitolo 5, da 22 a 24, contribuirà in maniera copiosa al pieno successo e alla felicità del rapporto coniugale. Allora, vediamo di che si tratta. Andiamo a leggere, dicevo, Efesini, capitolo 5, versetti da 22 a 24. Qua dice la scrittura: le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore, perché il marito è capo della moglie, proprio come il Cristo è capo della congregazione. Essendo il salvatore di questo corpo, e come la congregazione sottomessa al Cristo, così anche le mogli debbono esserlo ai mariti in ogni cosa. Del marito si è già parlato, e come appena letto, egli dovrà amare la propria moglie come il Cristo amò la congregazione. Per la moglie, accettare una direttiva del genere è di sicuro piacevole. E come comanda la scrittura, se la moglie riconoscerà questo ruolo circa l'autorità familiare, ella contribuirà enormemente al successo e alla felicità della vita coniugale. Oltre alla sottomissione, in base a quanto indicato in Efesini 5:33, alla moglie è richiesto di mostrare al marito profondo rispetto. E questo vuol dire sapere usare pazienza, comprensione, anche nel caso in cui il marito commetta degli errori. Dovrà dimostrarsi pronta a continuare a collaborare con lui, allo scopo appunto di rendere la famiglia un luogo felice, un ristoro unitamente condiviso. Ora, anche per te, Nicole, cercherò di raccogliere in unico principio scritturale tutto quanto abbiamo appena detto, ok? Colossesi 3:18. Apriamo la Bibbia in Colossesi 3:18. Qua la scrittura dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come è appropriato nel Signore. Questo lo dico a te, Nicole. Quindi, oltre al donare amore a Gianluca,
non scordarti mai di riservare la dovuta sottomissione. Bene, cari Gianluca, cara Nicole, stiamo quasi giungendo al termine di questo discorso matrimoniale, ma avrei ancora una scrittura da leggervi e una bella illustrazione da farvi. Quindi, circa la scrittura, vi invito ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, il versetto 5. Ripeto, Matteo 19, versetto 5. Qua la scrittura dice: per questo motivo, il motivo è il matrimonio, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Avete inteso bene, vero, questa frase? I due saranno una sola carne. Ecco, per capire questo concetto vi faccio questo esempio dimostrativo. Aspettate che ho preparato qui la cosina per voi, ma adesso ve la faccio vedere. Se ce la faccio, eh? Allora. Vedete? Questi sono due blocchetti di plastilina. Quello verde lo chiameremo Gianluca e quello rosa lo chiameremo Nicole. Senza offesa, eh? Ok. Allora, i due colori sono compatibili. Se mescolati insieme creeranno una piacevole amalgama. Le molecole si intrecceranno, piano piano si mischieranno e anche le loro caratteristiche andranno ad incrociare. Infatti, se io mischio questi due colori, piano piano, adesso non mi andrebbe un po' di tempo perché il tempo non c'è, noterete che questi due pezzi di plastilina, quando saranno bene mischiati e le loro molecole si saranno intrecciate, assumeranno un colore che è pari al nocciola, ecco, una massa di colore nocciola. Ecco, questa massa ormai, quando avrà assunto questo colore, non potrà più dividersi nelle colorazioni iniziali, cioè il verde e il rosa, ma rimarrà sempre di quel colore tenue, colore nocciola piacevole. Ecco, così dovrà essere, cari Gianluca e cari Nicole, la vostra unione. Ora, quando sarete sposati e quando qualcuno vi osserverà, non vi vedrà più nelle loro caratteristiche individuali che avevate prima, ma dovrà vedere in voi una coppia unita, una coppia che ha raccolto il meglio dell'uno e dell'altro e che ha dato inizio ad un matrimonio esemplare, un matrimonio indivisibile, come erano o come sono diventate quei due pezzi di plastilina che ormai le loro molecole intrecciandosi si sono interscambiate. Non potremo mai più dividere quelle molecole e farle tornare un colore unico. Questa è l'illustrazione che vi volevo fare. Quindi a questo punto, anche nel volere concludere questo discorso, lo vorrei fare con una interessante similitudine, una similitudine che si dice di sicuro alla circostanza. Vedete, un vestito, un bel vestito, protegge il corpo dalle variazioni della temperatura, dalle variazioni climatiche, però non può, e questo vestito può anche esaltare la bellezza di chi lo indossa, perché lo si osserva e si vede la bellezza di chi lo indossa e la bellezza del vestito. Così si può dire dell'amore. Quando l'amore è esercitato, può dare grandi soddisfazioni e gioia a chi lo esercita. Però vedete, questo è l'apparenza, ma poi, quando viene esercitato nel modo migliore, l'amore in una coppia sposata può dare lustro a quel meraviglioso dono divino che è il matrimonio cristiano che Geova ci ha dato. Quindi, è bello da vedere, ma diventa ancora più prezioso se esercitato l'amore nel matrimonio, come Geova richiede. Quindi, per concludere, il mio personale augurio è che il vostro matrimonio, sotto la benedizione di Geova, possa proseguire per sempre, come in un gioioso e prezioso cammino spirituale.
Ora mi fa piacere alla conclusione di questo discorso lasciare al fratello Leonardo Maccione, ministro di culto riconosciuto dallo Stato italiano, l'opportunità di celebrare ufficialmente il matrimonio. Tanti auguri. Veniamo a noi. Sei tu il fratello Sirmaso Gianluca? Sei tu la sorella Carlotta di Poggio? Di tutti e due per colore. Siete ora qui per essere uniti in matrimonio dinanzi a me, quale ministro di culto dei testimoni di Geova riconosciuto in questa qualità anche dallo Stato italiano. Poiché per disposizione di legge il ministro celebrante è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, nell'intento di far conoscere il modo in cui lo Stato disciplina i rapporti tra i coniugi, vi prego di ascoltare quanto segue. Articolo 143, diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze d'entrambe e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambidue coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, secondo quanto è previsto dall'articolo 315 bis. Dopo la lettura degli articoli di legge del Codice Civile Italiano, vogliamo ora ascoltare le dichiarazioni degli sposi. Prima lo sposo. Io, Gianluca Sirmaco, prendo te, Nicola Carlotta, come mia legittima sposa. Per amarti, per cura di te, secondo la legge divina esposta nelle Sacre Scritture per i marini cristiani, finché vivranno insieme sulla terra, secondo la disposizione matrimoniale di Dio. Prego. Io, Nicola Carlotta, prendo te, Gianluca Sirmaco, come mia legittima sposa. Per amarti, aver cura di te e rispettarti profondamente, secondo la legge divina esposta nelle Sacre Scritture per le mogli cristiane. Finché vivremo insieme sulla terra, secondo la disposizione matrimoniale di Dio. Perfetto. Adesso guardate me. Avete tempo di guardarmi. Capisco che l'immagine di là è migliore, però è importante. E qui presenti testimoni hanno udito le dichiarazioni degli sposi? Sì, sì. Avendosi rimasto Gianluca e per rotta Nicole, solennemente dichiarato dinanzi a Geova Dio e a questi testimoni di perseguire il matrimonio, io in qualità di ministro ordinato e in virtù dell'autorità conferitami dalle Sacre Scritture e dallo Stato italiano, vi dichiaro marito e moglie e aggiungo quello che Dio ha giocato insieme, l'uomo non lo separi. Auguri.
dargli anche un bacio un po' più furbo, senza esagerare, no, la soddisfazione di baciare la sposa davanti al papà. Io conosco il papà da una vita, anche la mamma, conosco da tanto tempo. E so quando il papà sia abbastanza, forse non con te, Nicole, o si scioglie con te. Sì, come sì. Si scioglie, proprio. Potete fare lo scambio degli anelli. Potete venire qui per le firme. Glad to leave that old world behind.
Potete stare qui, non andate più. La cerimonia è terminata. Io vi rubo soltanto 2 minuti e pregherei di fare un po' di attenzione, perché oggi noi stiamo assistendo ad un vero e proprio miracolo. Lo sapete che è un miracolo questo. Un miracolo perché 2 persone diventano una sola. È un miracolo che fa Geova. Adesso io non vi parlo più come ministro di culto perché la mia funzione è terminata.
Non vi parlo nemmeno come anziano di congregazione, perché non sono anziano della vostra congregazione. Vi potrei parlare come un padre, forse addirittura come un nonno, una nipote più grande di te, Nicole. Non sciupate questo miracolo di Dio. Non lo sciupate. Dovete rimanere per tutta l'eternità una sola persona, una sola carne. Non lo sciupate. Sarebbe mancanza di gratitudine per questo meraviglioso miracolo che oggi fa Geova. E volevo farvi il mio personale augurio leggendovi un pensiero scritturale che è riportato qui. È una bella poesia. Non l'ho scritta io, ma io credo che nessun uomo sarebbe stato all'altezza di poterla scrivere meglio. E mi farebbe piacere se tu, Gianluca, la leggessi tu. Prendi il sublime cantico di Salomone, quindi lo scrittore è Salomone, ispirato da Dio, in una delle sue belle poesie, sotto ispirazione di Dio. E al capitolo 6 del sublime, dal capitolo 8 di questo meraviglioso libro poetico, ai versetti 6 e 7 dice qualcosa di molto bello, molto interessante. Hai detto mi perdonami? Capitolo 8, siamo versetti 6 e 7. Se ci fosse stata un po' di più luce l'avrei detta io. Diciamo che l'emozione, per non fare quella figuraccia, al capitolo 8, versetti 6 e 7. Leggi pure. Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte. L'insistere sull'esclusiva devozione è così inflessibile come l'oceano. Il suo divampare è come il divampare del fuoco, la fiamma di Gaia. Le molde acque stesse non possono estinguere l'amore, né i fiumi stessi possono travolgerlo. Se un uomo desse tutte le cose di valore della sua casa per l'amore, la gente positivamente le disprezzerebbe. Grazie, bella poesia. In poche parole, Nicole, Gianluca ti sta dicendo: ponimi come un sigillo sul tuo cuore. Come un sigillo sul tuo cuore. Adesso che mi hai messo nel tuo cuore, sigillalo. Mettici un lucchetto e fa che io non esca mai più dal tuo cuore. Ponimi come un sigillo sul tuo braccio. Al tuo braccio, ti sta dicendo Gianluca, ci devo essere sempre io e solo io. Dall'altra parte Nicole promette, dice Gianluca, non preoccuparti, ti amerò per tutta la vita. Sarai secondo solo al nostro creatore, Geova Dio. Se voi vi atterrete a quanto avete imparato dai vostri genitori, quanto avete imparato dai vostri anziani e dall'organizzazione dei cristiani testimoni di Geova, io sono sicuro che il vostro matrimonio durerà veramente per tutta l'eternità. Auguri a tutte e due. Grazie. Funziona il presidente, sì. Ci sono. È fatta. Oggi, sabato 21 novembre 2020, Gianluca e Nicole sono marito e moglie. Possa Geova da oggi prendervi per mano e guidarvi in questo cammino di vita insieme, ora e per sempre, per tutta l'eternità. E credo di interpretare il desiderio di tutti voi qui presenti se ora vi dico, Gianluca e Nicole, che siamo felici per voi, che vi vogliamo tanto bene. Scusate l'emozione. In maniera appropriata, intonando un cantico di lode a Geova,
Il cantico che Gianluca e Nicola hanno scelto è il numero 132, intitolato 1, io e te. Potete seguire il cantico dal vostro dispositivo. Dopo il cantico seguirà una preghiera, al termine del quale potete rimanere connessi su Zoom. Gianluca e Nicola ci tengono a salutare. Cantico 132. Signore nostro Dio Geova, ti siamo grati io e Nicole soprattutto per la possibilità che ci hai dato quest'oggi di iniziare una vita insieme. Quest'oggi davanti a te si è formato un nuovo matrimonio, si è formata una nuova famiglia, si è formata una coppia che vuole mettere al centro della loro vita quotidiana di servirti principalmente e seriamente. E quindi per questo motivo, come coppia, vogliamo chiederti la tua benedizione su questo nuovo matrimonio che si è formato. Aiutaci, perché sappiamo di essere imperfetti, sappiamo di avere delle mancanze, delle difficoltà, delle imperfezioni che ci ostacoleranno, saranno come dei bastoni fra le ruote per poter riuscire a servirti in modo corretto, nel modo che tu vuoi. Ma sappiamo anche che, come abbiamo imparato, tu sei il terzo capo della corda che noi stiamo costituendo adesso. Da adesso vogliamo poter andare avanti con il tuo sostegno, quale padre, quale Dio per noi, quale forte roccia nella quale rifugiarci, nella quale trovare aiuto per poter andare avanti nelle difficoltà quotidiane, andare avanti nei problemi che potremo dover affrontare sicuramente a motivo di questo sistema di cose malvagio nel quale ci troviamo. Aiutaci in maniera che comunque, qualunque cosa accada, noi possiamo continuare a essere uniti fra di noi, a essere uniti nel nostro matrimonio e quindi essere uniti a te, in modo che il nostro matrimonio sia effettivamente, come abbiamo imparato, veramente una corda a tre capi. In questa maniera sicuramente io, come capo famiglia, e Nicole, come mia moglie, riusciremo a essere felici. Grazie al fatto che nella nostra vita abbiamo di tutto per poter mettere in pratica quello che ci hai insegnato tramite la tua parola. Ti vogliamo ringraziare perché, Signore nostro Dio Giova, ci dai ogni giorno.
cura che hai di ognuna delle tue pecore. Ti chiediamo di sostenerci in modo che potremo continuare ogni giorno a sentire questa cura. Sappiamo che fuori è molto difficile, ma con te possiamo sicuramente farcela. Ti vogliamo ringraziare anche di tutto quello che abbiamo potuto avere in questo periodo, grazie alle nostre famiglie, grazie ai nostri amici che ci hanno sostenuto e sorretto. Quindi grazie di questi provvedimenti che ci hai dato. Sicuramente vogliamo chiederti di aiutarci, ma anche di ascoltare queste parole, chiedendoti unicamente il perdono, perché sappiamo di essere imperfetti. Quindi perdonaci, Padre Gioia, perdona le nostre mancanze dovute all'imperfezione. E se tua volontà ascolta queste parole che ti abbiamo rivolto, come sempre, con il tuo figlio Cristo Gesù. Amen. Auguri. 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 Nicole. Auguri. Anche tu. Auguri. 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 Siete bellissimi. Vogliamo i genitori. Patrizio. Ciao auguri. Siete bellissimi. Auguri. Augurissimi. Auguri. Siete bellissimi. D'aiuto di noi. Belli che siete. Auguri alla nonna Lucia. Salta uno, cazzo. Auguri, auguri. Che sei Ciao Gianluca, siete splendidi. Sì, siete bellissimi. Davvero. Parece un sueño, sei molto guapa, molto buona. Davvero. Nicole, sei bellissima, brava. Ciao ragazzi, mi sono collegata rapidamente adesso per farvi i miei migliori auguri. Mi sentite? Non sentiamo Nicole, però. Ciao. Ok, la loro voce non si sente. Sì, ti sentiamo adesso. Ti pare amici. Nicole. Auguri, sei troppo bella, sei bellissima. Grazie. Auguri. Ciao Giovanni. Auguri oggi. No, belli. Auguri Giovanni, auguri Nicole. Auguri a tutti e due, bellissimi. È stato emozionante anche così. Auguri a tutti e due. Auguri Giovanna. Anche a tutta la famiglia, auguri. Ciao Giovanna. Sì. Ciao Giovanna. Ci sono le carte di... Io no. Eh sì, quello non ti basta fino a stasera. Devo fare un po' di pasta? Dai, chiedono a lui. Rosa. Diciamo che sì, si poteva fare attenzione alle carte. Che belli che siete. Sei sono venuti e poi dopo due ore c'era quella roba. Belli, belli. Auguri a tutte le famiglie. Adesso Gianluca puoi respirare, puoi respirare Gianluca. Adesso potete rilassarvi. Ciao Nicole. No, belli che siete. Ciao i genitori degli sposi. Ciao. Eccoli. Auguri. Ciao, auguri. Ciao, ragazzi. Auguri ragazzi, che bel matrimonio, siete bellissimi, bellissimissimi davvero. Auguri.
Ti auguri, ragazzi. Auguri. Auguri. Un forte abbraccio virtuale. Tutti quanti. Per essere... Ciao, ragazzi. Auguri. Rosi, Izzy, Germar. Siamo, ragazzi, ma non riusciamo a inquadrarvi. Noi ci siamo, eh. Aspetta che non ti vede. Vi che bello. Allora, io con le mamma mia, sono tantissimi. Ciao ragazzi, tanti auguri. Ciao Nicole. Ciao Nicole, sei bellissima. Ciao Nicole. Ciao tutti. Ciao Gianluca. Ciao Franci, ciao. Bellissimo matrimonio. Auguri. Grazie. Spero che ci sia. Ciao. Ciao Nick, ciao Max. Ciao Nicole. Un abbraccio forte. Auguri. Amici e parenti tutti. Sì, veramente un grande. Grazie Vittorino per Ciao, belli bellissimi, bellissima cerimonia. Marino, grazie per quello che ha fatto. Grazie Marino, ti vogliamo bene. Grazie anche a Luca e Davide che ci hanno aiutato con l'acustica. Grazie mille. Davvero. Ciao Marta, ciao André. Siete bellissimi. Grazie Marino, grazie. Bellissimi. Davvero difficile salutarvi tutti, ma vi stiamo vedendo uno. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Abbiamo anche cercato di amministrare in maniera che ci facciano sapere chi si era collegato. Esatto, alla fine avremo, così vi riusciremo a ringraziare tutti. Sì, figurati. Godetevi il momento, non vi preoccupate di nulla. Grazie ragazzi, grazie mille. Ciao Doni, ciao Anna, ciao Deborah. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Nina, ciao caro, buon proseguimento. Saluto Nicole. Ciao Roberta, mamma mia, siete tantissimi. Ciao Gianluca, tanti auguri. Ciao. Grazie mille. Siete carinissimi. Siete troppo teneri. Nicole, mi senti? Sono Sara, mi vedi? Aspetta che ti cerco. Adesso sì, ti vedevo. Okay. Ciao, cucci, mamma mia. Mi hai fatto piangere quando sei entrata. È vero. Sì, perché sei la più piccola che si è sposata e mi hai fatto piangere. Sicuramente anche ci sarà qualcun altro che avrà pianto e mi è voluto essere lì. Ti ricordi questa estate, mamma mia. Troppo belli, emozionante davvero. Che bello. Nonostante non sia stato lì, è stato emozionante. Ciao Diego, lascio qui la parola agli altri, così anche gli amici salutano un po'. Ciao Nicole. Ciao Zi, ciao a tutti, ciao Cristina. Bella. Ciao Nicole. Mamma Lucia, vi vuole salutare. Nicole, ma adesso cosa fate di bello? Domandone. Quello sicuro. Stampate lo champagne. Poi lavori, fatti a casa. In casa non possiamo fare altro, quindi... Ma di nuovo... Daria, al tuo matrimonio, tu sappilo. Cosa? Ho detto che stamattina ho di nuovo pensato al tuo matrimonio. Poi ti dico. Ok. Ciao a tutti, comunque, mamma mia, che bello. Giulia, comunque, su Zoom si vede? Sì, si vede. Non mi sento. Sei stupenda. Sei stupenda. È bellissima. Ciao Nicole. Grande. È meravigliosa Nicole, bellissima. Anna, anche tu, Cucci. Giulia, la prossima volta trucchi anche me. Va bene. Sei bellissimo Gian. Nicole, di che senso? Senti?
Eccola. C'è la nonna che ti vuole salutare. Guarda, sì. La nonna. No. Oh. Ciao. Grandi auguri, siete belle. La senti? La vedi la nonna? No. Bisognerebbe metterla in primo piano. Eccola lì la nonna. Amore. Oh, che carina. Ciao non, ciao Manu, ciao Fabiana, ciao Ricky. Oh, ciao bella. Ciao. Ciao Silvia. Ciao Pepe. Facciamo un complimento a Gianluca che è una pagina 1 è posto. Sì. La pagina 1 l'abbiamo finita. Ciao cari. Ciao Simona. Ciao. Ciao, auguri. Sì, ciao a tutti. Va bene, siete bellissimi. Che belli, non mi vedo più. Sorella, non ci vedo. Ma comunque ciao. Chiamare. Ciao. Ti abbracciamo ciao. Forte. Ciao, ciao Davide. Ciao. Ciao. Un abbraccio. Grazie, anche a voi. Tutti un matrimonio bellissimo. Un abbraccio forte forte. È stato veramente bello. Anche se a distanza è stato bene, lo stesso emozionante. Ed è andato vero, bene, visto? Vero, vero. Sono contenta. Bene. E sta anche uscendo il sole. Sì, qui è bello, sì, devo dire che... sole c'è. Sì. Sì. Ah. Dai, adesso andate a fare le foto. Ciao, sì. Adesso qua fuori, fra dentro del castello. Ciao, Fabio. Fuori, facciamo le foto. Oh, ciao. Sentitemi, ragazzi. Chi mi ha chiamato? Sara. Gian, è stato bellissimo sentirti fare la preghiera. Vero. Mi sono emozionata. È vero, bravo, molto bravo. Bella. Mi ha colpito. È stato, sì, è stato bello, veramente. È la prima volta anche che perché sento uno quando fare uno... la preghiera. Sì, anche perché uno è più emozionato e non è facile. Sì. Ma poi grazie, perché è un valido suggerimento di qualcuno. Esatto. Che mi ha dato questa idea di ragionare sul fatto che lo sposo chiede per il proprio matrimonio. Bello, davvero. Bellissima, davvero. Sì, davvero, è stato troppo bello. È stata suggerita, quindi non è merito mio idea. Lo so, però la preghiera l'hai fatta tu ed è stata bella, è molto dolce, molto bella. Davvero, siete dolcissimi. Grazie. Che, guardo, no. Che belli che siete quando vi guardate, siete bello. Troppo carini. E Davide dietro che già si lava le mani per mangiare. Esatto, c'è Davide. Grazie a tutti, grazie di tutto che avete dato, grazie. Davide. Ciao, Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao Vale. Ciao Davide. È bellissimo. Bellissimo. Elegantissimo anche tu. Comunque Nicole, tutti una lancia a favore del matrimonio su Zoom, è la prima volta che vediamo gli sposi di fronte, in genere li vediamo sempre dietro i capelli, non vediamo mai le facce, però su Zoom abbiamo visto tutto. E ha scritto anche Gianluca che non trova la scrittura. Bello, vero. Suocera. Anche le mamme sono bellissime, anche le mamme molto eleganti. Mamma, che bello vedervi. Gian, è tua mamma. Chissà quanta emozione. Nicole. Eccolo Patrizio, Ciao Patrizio. Ciao. Chi ti
Ah, vedo tua mamma dietro, Giovanna, ho visto. È la intravista. I pochi che sono tutti sì, i pochi che ci possono essere. Perché tutti gli altri sono lì con voi e li salutiamo tantissimo, perché per noi la vostra presenza anche virtuale è fondamentale. Vi vogliamo tanto bene, tutti i parenti e gli amici, davvero. Grazie. Grazie, davvero. Anche noi. Grazie. Grazie. Nicole, ciao. Vi facciamo vedere. È stato bello vedervi. Vi abbracciamo forte. Ti voglio bene, vogliamo bene. Ciao Niki. Vogliamo bene anche noi. Ciao ragazzi. Sì, auguri. Auguri. Ciao Nicole. Grazie. Prima giornata. Ciao. Viva gli sposi. Vi facciamo salutare. Ciao bella. Ciao. Ciao. Sto sistemando la cosa. È un bellissimo vestito. Grazie. Bella. Sì. E anche il trucco. Grazie. Sono stata seguita da una makeup artist con i fiocchi. Si chiama Giulia ed è collegata là. Ciao Giovanna, bellissima. Bellissima. Siete stupendi anche voi. Che belle. Che bello. Bellissimi. Siete bellissimi. Ciao. Grazie. Giovanna, siediti. Ciao, bellissima. Non ti si vede. Siete non ti vediamo alla faccia. Ciao Vito. Ciao Vito, auguri. Auguri a tutta la famiglia. Ciao Vale. Sei bello anche tu, Vito. Ciao, complimenti. Davide. Davide, super testimone. Ciao Vale. Naomi, scusami, non so leggere, sono diventato cieco, oltre a essere slovacco. Ciao Paola. Ciao Daniele. Ciao Max. Giovanna. Che Fonzi. Giovanna, lui. Sì, ho visto. Alfonso. Poi chi c'è? Quante ne abbiamo passate? Luca Cadei. Tu cadei stigli, cadei. Davide Menardino. Che poi ti devo chiamare per una cosa importante, Davide. Ricordo. Va bene, grazie. Ottimo. Va bene. Poi vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi? 1, 2, 3, 5, 6. Sì, salutiamo anche te. Siamo un numero della vita. Siamo un... Famiglia Suero, ciao. Chi vedo? Ai Ponti Monica. Aspetta, andiamo all'altra pagina. Ecco, vedi? Certo. Ancora tutti loro. Certo. Oh, Nino e Roberta. Ciao Patrizia. Ciao Vito. Marino. Ciao. Belli. Un abbraccio, Fabiana. Giovanna, ciao! Fabiana, vedi, sì. Oh, ma c'è il fratello anche, la mia mamma! La mia mamma è piaciuta!
Oggi parlo proprio della mamma soia. Sono ancora bello, ma... vedi, puoi anche sedere se vuoi. Sì. No, preferisco stare in piedi che sono alto. Preferisco invece. Perché se no ti vedono così. Ciao. Mi siedo perché lo cammello non è mio, non vorrei romperlo. Allora se... allora visti così siete tutti bellissimi. Visti così? Mamma mia, io sono da vicino che facciamo paura. Sono su Zoom. Allora, un amico, una persona così, solo un uomo me la può togliere dalle calcagne. Se saremo nel canavese ci sarà sempre uno così. Ma chi me l'ha fatto fare, mamma mia? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Comunque aspetto solo che diventa positivo al Covid, lo finisco io. Parola che lo finisco io. È inventata mascherina. Ma tanto anche con la mascherina mi hanno riconosciuto subito. Sì, Perché con la mascherina? Ma perché? Elegantissimo. Abbinato che al completo. Guardate l'illuminazione. Ciao a tutti. Mentre gli sposi sono a fare le foto, noi stiamo tutto pomeriggio qua a vedere loro due. La nostra giornata è impegnata così. Spiegatemi adesso che gli devo fare. Giù le mani. Spiegatemi adesso che devo fare. Va buono, va. Va bene. Oggi ho fatto il padre nostro. Alla fine quando ho detto... Padre nostro. Sì, padre nostro che sei nei cieli, ma alla fine dice liberaci dal malvagio. E il padre vostro? Padre mio, padre mio, siamo così. Siamo così. Io. Va buono. Ciao. No, lasciala fuori per te. Alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao a Patrizia Antonella. Dove sono Patrizia Antonella? Vado. Ciao ragazzi. Ciao. Vi mandiamo le foto. Se voi vi fate delle foto a casa vostra, con non lo so, le famiglie, e volete inviarcele, ci fa piacere. Davvero. Va bene. Bella. Grazie. Oh, sei bellissima. Anto, sei bellissima. Auguri anche ai genitori dello sposo. Sì. Ciao, carini, tutti belli. Bellissimi. Ciao cugini, la partecipazione e del vostro contributo morale e tutto. Ciao. Godetevi questa giornata, godetevela. Godetevi, sì. Giovanna sei bellissima. Ciao Giovanna. Che elegante. Bellissima anche tu. Ciao. Guarda che belle che siete. Tutti belli, tutti belli. Ciao Davide. Siete bellissimi. Guarda dove Daniele. Ciao Daniele, ciao Samantha. Ciao Giovanna. Ciao, sei bellissima Zia. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Che bellissimi. Che bella che siete. Ciao Naomi. Ciao Sara. Ciao Zia. Ciao. Sei bellissima. Grazie. Belli. Davvero. Che belli. Siete veramente belli. Svero, Deborah. Ciao.
Ciao. Ciao Daniele. Ciao Sharon. Ciao. Siete bellissimi. No, ma non succede niente. Ciao Marisa. Ciao. Sì, tranquillo. Ciao. Bellissima. Ciao Giulia. Bella. Sei proprio bella, Gio. Sei uno spettacolo. Grazie. Siete bellissimi, davvero, molto eleganti. Grazie. Tutti. Grazie. Ti piace l'abito? È bellissimo. È bellissimo. Anche la collana. Grazie. Ciao. Sì, non so se sei collegata, ma sto guardando il video, come mi hai detto. Che video? Il piccolo principe. Che bellino che sei. Ah, il video di prima. Le sue foto non le ho viste. Che carini che siete. Che magari da cambiare. Ciao a tutti. Grazie per la compagnia. Che bello. È un matrimonio. Grazie. Sto vedendo già il video del matrimonio. Grande, che ci ha veramente già lui. Che ci hanno fatto? Non so con quante persone. Che carino. Gianluca? Io ringrazio quelli che l'hanno fatto. E questo è Houston. Bello. Anche questo è Houston. Che bello. Ma infatti, allora, qui? No. Veramente, ma che bella cosa! Beh, è piccolo anche adesso in realtà. E adesso ti torno. Sì, siete collegati? Ma qua? No, non ci sono. Ah. Ma si può proiettare qualcosa lì? Mamma mia! Che bello! Ma che quali vedi i parenti? Non lo so. Non è questo, no. Chi è? Loro? Io sono Leo! Perfetto. Va benissimo. No, allora è solo per capire, è un altro. Ok. Chi è che mi salutava? Elisa. Chi è? Leonardo. Leonardo. Bello. Sono vestito come l'amore. Ma sai che sei abbinato al mio bouquet, sei abbinato. Che bel bouquet. Sei abbinato. Che carino, Leo, che bello vedervi tutti quanti, è bellissimo. Ciao Nicole, ti mando un bacio grande. Ciao tesoro. Che bello, ciao, che bello. Che ti bello. Abbracciamo forte, ciao bella. Mamma mia, che bello, siete bellissimi tutti quanti. Ciao, un abbraccio forte, un bacione, cara. Tanti auguri. Davvero, tantissimi auguri. Auguri. Ciao a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Daniele, questo schermo blu è bellissimo. Ti spiego, guarda. Ti distingui da tutti gli altri, devo dire. Meno male, comunque sei bellissima. Grazie, mamma mia, avevo un'agitazione, Giulia lo sa, per che tutto riuscisse bene. Sei perfetta, tutto perfetto andato. Grazie. Aspetta, adesso che non puoi ho... rilassarti, no, Nicole, è andato tutto bene. Non si vedeva, tranquillo. Io così, ok. Tra
tranquilla, è andato tutto perfetto. È stato ancora meglio più di non si poteva fare. Sì, è vero. Cosa? È stato ancora più bello di come ci immaginavamo, perché è stato spontaneo, emozionante, bello. È vero, morto. Perché io speravo di percepisse quello che si percepiva qui. È arrivato, sì. Che bello. È arrivata l'emozione. Ora per il suggerimento della preghiera, perché poi alla fine comunque è stata una cosa veramente emozionante. Grazie. Cioè, per me questo è una cosa bellissima. Inizi male, Gian, inizi male, eh? Entri, esci, fai, disfi, crei disordine. Aspetta che non si sente, eh? Perché crei disordine, entri, esci, corri, fai. Siamo cugini mica per niente. Quello Nicole è un marito caotico. Nicola, aspetta che finisce il Covid, che veniamo a darti una mano con quello là, va? Aspetta. Gianluca, hai le ore contate. Prima ho visto Luca, adesso vedo Simone. Ciao zi tutti, ciao, ma che bello. Grazie mille a tutti. Nonna Simona, a tutti. È stato davvero emozionante. Divertitevi. Sami, zia Sami, sei sempre bellissima comunque. Anche tu, siete stupendi. Una grazie. Bella. Grazie davvero, grazie. E anche tu sei abbinata, mi sa, ai colori, Non lo so, sono grigia. Ah, ti vedevo il rossetto rosso e ci stava bene. Ho il vestito di grigio. Bello, molto bello. Grazie che ti sei messa, che bella questa cosa. Grazie. Mamma mia, che bello, che emozione. Io mi devo alzare forse, vero? Ragazzi, purtroppo, perché stare qui incollata, dobbiamo staccare. Figurati, ciao. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Bene, grazie a ognuno di voi. Ciao. 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 Ciao.